Vogliono distruggere la ghiandola pineale di gran parte degli esseri umani. Comprendere e contrastare la simulazione del mondo senziente di Russ Winter, 26 giugno 2023. Il Pentagono sta conducendo un programma di intelligenza artificiale per testare il modo in cui le persone reagiscono alla propaganda e alla strategia della tensione. Il programma si chiama Sentient World Simulation, simulazione del mondo senziente, che chiameremo SWS. Funzionari della difesa, dell'intelligence e della sicurezza nazionale stanno costruendo un mondo parallelo su un computer che le agenzie utilizzeranno per testare messaggi di propaganda e strategie militari. Con questa tecnologia God Tier, livello divino, se l'utente volesse realizzare un determinato evento, saprebbe già come si comporterebbero probabilmente le masse. Presenta un avatar per ogni persona nel mondo reale, basato sui dati raccolti su di noi dai registri e da internet. Il fulcro della raccolta dati è lo smartphone, che sarà potenziato con la tecnologia 5G. Evitate entrambi. SWS utilizza routine di intelligenza artificiale che si basa sulle teorie psicologiche di Marty Seligman ed altri. Seligman introdusse la teoria dell'impotenza appresa negli anni 60 dopo aver sottoposto ad elettroshock i beagle, sono i cani da lepre, finché non si rannicchiarono e urinarono sul fondo delle loro gabbie. La truffa deriva direttamente dal manuale dell'impotenza appresa e viene applicata su vasta scala a livello globale. La cachistocrazia, o sindacato del crimine, sta sviluppando un pianeta Terra parallelo, con miliardi di nodi individuali che riflettono o rispecchiano ogni uomo, donna e bambino da questa parte della linea di demarcazione tra realtà, realtà artificiale e realtà virtuale. Secondo una carta concettuale del progetto, SWS sarà uno specchio sintetico del mondo reale con calibrazione continua automatizzata rispetto alle attuali informazioni del mondo reale. SWS fornisce un ambiente per testare le operazioni psicologiche, PSYOP, si legge nel documento. Gli agenti del crimine Sindacato del crimine, possono quindi sviluppare e testare molteplici linee d'azione per anticipare e modellare i comportamenti di avversari, neutrali e partner. SWS replica anche le istituzioni finanziarie, i servizi pubblici, i media e i negozi all'angolo delle strade. Applicando le teorie dell'economia e della psicologia umana, i suoi sviluppatori credono di poter prevedere e influenzare il modo in cui gli individui e le folle risponderanno a vari fattori di stress. Direzione della sorveglianza interna, rivelazione del metodo. Che tipo di dati vengono raccolti? Tutti coloro che leggono questo post dovrebbero dare un'occhiata a ciò che le persone della direzione della sorveglianza interna sono stati così gentili da rivelare. È preceduto da un avvertimento orwelliano del Grande Fratello e dal loro motto: se non hai nulla da nascondere, non hai nulla da temere. Quello che segue, tradotto in automatico dalla lingua inglese, è un elenco parziale degli obiettivi di raccolta dati attuali e futuri già pianificati. Ricerche su internet, siti web visitati, email inviate e ricevute, attività sui social media, Facebook, Twitter, eccetera, attività di blogging inclusi post letti, scritti e commentati, video guardati e/o caricati online, foto visualizzate e/o caricate online, dati sulla posizione GPS del telefono cellulare, app per cellulare scaricate, registri delle chiamate telefoniche, messaggi di testo inviati e ricevuti, videochiamate Skype, acquisti online e transazioni all'asta, transazioni con carta di credito, debito, informazioni finanziarie, documenti legali, documenti di viaggio, cartelle cliniche, programmi televisivi via cavo guardati e registrati, registri dei pedaggi dei pendolari, abbonamenti elettronici per autobus e metropolitana, smart pass, dati di riconoscimento facciale provenienti da telecamere di sorveglianza, documenti scolastici, verbali di arresto, informazioni sulla patente di guida, DNA.
Va bene, allora le menti curiose vorrebbero sapere perché numerosi casi irrisolti, mafie del traffico di esseri umani e di droga, eccetera, eccetera, non sono stati arrestati con tutta questa intrusione? Eh sì, si spingono oltre rivelando il metodo. Nello spirito di apertura e trasparenza, ecco un elenco parziale degli obiettivi di raccolta, dati attuali e futuri pianificati, quelli che vi ho appena letto. Cavolo, che tiranni gentili e premurosi! Si tratta di promuovere l'autocensura e i risultati dell'esperimento ASH per adattarsi perfettamente a SWS? E che dire della realtà virtuale, con le cuffie? Quali sono gli effetti psicologici del coinvolgimento nella realtà virtuale? Daranno un avviso all'utente? Questi emettono luce blu e fuoco direttamente nella tua ghiandola pineale, portandoti a Neverland, l'isola che non c'è, il probabile meccanismo di alimentazione definitivo di SWS, il risultato finale di secoli di sforzi da parte dei cabalisti, dei massoni e degli adepti illuminati è quello di controllare completamente gli altri esseri umani. Quello che segue proviene da un manuale comunista su come fare il lavaggio del cervello a una nazione. La prima cosa ad essere degradata in ogni nazione è lo stato dell'uomo stesso. Le nazioni che hanno un alto tono etico sono difficili da conquistare, la loro lealtà è difficile da scuotere, la loro fedeltà ai leader è fanatica e quella che di solito chiamano la loro integrità spirituale non può essere violata con la costrizione. Non è efficace attaccare una nazione con un simile stato d'animo. Lo scopo fondamentale del controllo mentale è ridurre quello stato mentale al punto in cui può essere ordinato o schiavizzato. Il primo bersaglio, quindi, è l'uomo stesso. Deve essere degradato da essere spirituale a modello di reazione animalesco. Deve pensare a se stesso come un animale capace solo di reazioni animalesche. Non deve più pensare a se stesso o ai suoi simili come capaci di resistenza spirituale o di nobiltà. L'obiettivo è distruggere il cervello umano, la ghiandola pineale, a tal punto da non poter più supportare la coscienza superiore. Comprendere la ghiandola pineale, il terzo occhio. È risaputo che la ghiandola pineale rilascia melatonina, che dirige i ritmi circadiani e i cicli del sonno. Un buon sonno è fondamentale per il tuo benessere e per una coscienza umana superiore. La ghiandola pineale agisce come un terzo occhio rilevando la luce e rilasciando una risposta ormonale. Permette al corpo di rispondere ai cicli di luce e di buio del giorno e della notte sulla Terra. Come conduttore del sistema endocrino, la ghiandola pineale controlla i segnali ormonali diretti a tutti gli organi, svolge un duplice ruolo neuroendocrino con funzioni che si estendono a tutti i sistemi corporei. Oggi le prove suggeriscono che la ghiandola pineale è il principale conduttore della fisiologia del cervello e del corpo. René Descartes descrisse la ghiandola pineale come un punto di incontro unico tra corpo e anima. Lo descrisse anche come il punto dove si formano tutti i pensieri. Affrontiamo l'inverno. Nel frattempo, prima che molti di noi qui siano coinvolti in qualche gulag del Grande Fratello che pensa erroneamente, la cura e il nutrimento del terzo occhio per contrastare il lavaggio del cervello e la strategia di programmazione della tensione sono fondamentali. Evitare il 5G e la realtà virtuale sono ovvi, così come la riduzione dei dispositivi elettronici come gli smartphone, che possono danneggiarti oltre a tracciarti. I colossi dei dispositivi di comunicazione big tech della cachistocrazia hanno guadagnato 1,3 trilioni di dollari nel 2020, quindi il boicottaggio di questi prodotti ha un impatto sul gioco finale. La ghiandola pineale può essere attivata tramite determinati suoni e toni. Esistono numerosi siti web che forniscono suoni per la protezione della ghiandola pineale. Puoi sperimentarli, ma la maggior parte di noi ha bisogno del risveglio della ghiandola pineale. Ho scoperto che evitare i media mainstream, ovvero la stampa menzognera, aiuta. Le cuffie sono utili. Cerca di rilassarti prima di andare a letto. Spegni computer e dispositivi elettronici un'ora prima. Stai lontano, lontana da alcol, da droghe. Il fluoro sopprime la ghiandola, quindi evita anche quello. La ghiandola pineale non è protetta dalla barriera sanguigna cerebrale, quindi l'alluminio, il mercurio e altre sostanze tossiche possono calcificarla. I C-eri, COVD
sono sicuramente un percorso diretto verso la sensibile ghiandola pineale.